io oggi siamo qua con una sfida speciale. Infatti siamo qua a fare una 3v3 contro la squadra dei Kevin Kalia. Eh sì, una challenge sicuramente difficoltosa. Vieni Kevin, chi ci hai portato da sfidare? Ciao a tutti ragazzi, sono contento di essere tornato qua con voi. Che abbiamo? Ve li faccio vedere subito. Abbiamo due giocatori formidabili. Partiamo con il nuovo Balotelli, possiamo definirlo. Fermi tutti, faccio anche l'arbitro in questa sfida oggi. Eccomi qua, sono Abra Kalaya, l'ex mago del palazzetto di Baricella. E il secondo invece chi è? E poi chi è un giocatore molto molto tecnico, forte, che conoscete sicuramente. Ciao a tutti. E abbiamo... Ecco qui il Caimano. Ciao a tutti ragazzi. Quindi giocate senza portiere? Giochiamo senza portiere perché crediamo in noi e pensiamo che possiamo giocare anche senza portiere, non ci interessa. Addirittura. Oh, vediamo come va a finire, anche perché io sono al 20% delle mie condizioni, non potrei neanche giocare. Quindi dai, vediamo, voi siete tutti e tre fortissimi. Poi sì, Kevin, venendo da lontano, immagino per questo tu abbia scelto. Sì, dovevo scegliere i due compagni. E ha visto i video e ha detto, il video del balzo, ha detto prendiamo i due più buoni, con i piedi più dritti. Ma quanti soldi gli hai dato? Quelle sono cose che non si possono dire, in caso vedremo se... Però sono tante. No, sì, sicuramente sono tanti, detto vedremo. Che mi paga solo se vinciamo. Esatto, per quello dico, vedremo, dipende come... Aia. Allora Fre, lascio la palla a te. Dunque ci affronteremo per un tempo complessivo di 20 minuti, 10 minuti per tempo. Chiaramente sarà una partita molto interessante date anche le dimensioni del campo. In porta da voi, tra l'altro, mi sembra che ci sia Nick. Sì, Nick, Mario, Balo, Abra Kalaya mischiato. Quindi vedremo che cosa ne salta fuori. Poi, nel caso in cui ci dovesse essere parità, prima supplementari e poi infine golden goal per vedere chi vincerà e chi sarà il migliore. In ogni caso, Fra, aggiungo una cosa, da bere paghi tu dopo. Nel caso perdiamo, sì. Ok, vediamo, mandiamo anche la prova comunque sui social in ogni caso. Allora andiamo dentro ufficialmente con questa 3v3. Pari o dispari? Vai, lascio scegliere. Chi sceglie? Sceglie pari. Ok, padre di casa sceglie. Cosa hai scelto? Pari. Pari. Ok. Bim, boom, bam. Aspetta, no. Io non partecipo, scusate. Sì, effettivamente. Scusate, ho sbagliato io. Bim, boom, bam. Pari. Pari. Vinto te? Sì. Campo questo. Ho portato bene l'ultima volta. Palla nostra. Palla vostra. Buona partita. Tutto pronto ormai, pochi istanti all'inizio di questa 3v3 dove il team di Mauro vedrà sfidare per la prima volta il team di Kevin Kalia. E qui in fase di telecronaca con me quest'oggi troviamo anche lui, il mago del palazzetto dello sport di Baricella, Abra Kalaya. Come ti senti? Ciao a tutti ragazzi, bene bene, mi sento come Beppe Bergomi alla finale dei mondiali tra Italia e Francia, ma del resto sono pronto per commentare qua insieme a voi. Pressione psicologica, e dalla parte opposta c'è anche Francesco Di Mauro. Sì, come sempre per me è un piacere essere qui, tra l'altro dobbiamo dirlo, complimenti a noi per le capacità di ubiquità, siamo sia in campo che in regia, ragazzi siamo veramente molto bravi anche oggi. Vediamo come ce la caveremo sia sul campo che oltre in telecronaca. Sì. Secondo te qual è la squadra favorita, Mago? Bah, secondo me non c'è una squadra favorita. In campo ogni partita sulla carta potrebbe essere magari la squadra di Kevin, perché ci siamo appunto io e Maizi, cioè Abra Kalaya e Maizi, mi correggo, a giocare. Quindi però il team di Mauro è sempre lì sul pezzo, che ogni partita, anche le sfide precedenti, ci dà il 100% e mette in difficoltà il proprio avversario. Tra l'altro giochi in porta, cosa stranissima. Gioco in porta perché non abbiamo il portiere e col fatto che muscolarmente non sono a posto ho deciso di improvvisare in un altro ruolo. E vediamo che partita ora il match con Abra Kalaya che batte direttamente da portiere di movimento, primo destro disinnescato da Fre, bella parata. Adesso vediamo il primo calcio d'angolo affidato ai piedi di Kevin Kalia, lo sguardo al centro, intanto vedremo come si comporterà anche il portiere Abra Kalaya, che ora taglio. Cerca di tagliare il caimano, riprende palla Kevin, uno sguardo attorno a sé, va a pescare il mago con la maglia di Balotelli quest'oggi, che torna sempre da Kevin che va al destro e Fre che cosa ha fatto qui? Voleva stoppare la palla? Ah, Fre gli è passato sotto il piede, forse ha calcolato male il rimbalzo, ha fatto, ma non so, gli è passato sotto. Intanto ecco Kevin Kalia che passa sotto le braccia di un'esultanza fatta da panico, ma va bene. Bellissimo Fre, ma che ha combinato qua? Non so, a me è sembrata di vedere una zolla lì, non so, forse colpa del vento, ma... Non so, onestamente comunque ci può stare, ma chiaramente l'errore è molto grave, tanta responsabilità sulle spalle di Francesco. Ecco una gran parata di Abra Kalaya, ragazzi. Che parata sul destro tenebroso. Dovete farmi i complimenti perché davvero stare in porta, credo che chi sta in porta, Steve Cavalli, tutti i portieri di futsal sia di malati cerebrali, ma va bene lo stesso. Intanto vediamo indicazioni del mago che non gli va bene l'approccio che sta avendo il suo compagno, il caimano Ayman Maizi. Intanto riprende palla il giocatore più forte di Mauro che fa partire il destro. Mi ha bucato le mani, sembro Karius qua sembro Karius, ragazzi. E arriva la rete del pareggio, la rete dell'1-1, ringrazia la divinità che c'è in cielo fondamentalmente per questo gol che ha fatto. Ma vediamo subito Kalaya e subito Fre. Sì, molto bravo prima, comunque un attimo nel gol, c'è da dirlo, ha fatto un gol di punta un po' sporco, però bravo, ci sta, bel gol. Bel gol. Ti è piaciuto Fabio? Sì, bellissimo, comunque complimenti.
E abbiamo portato anche il commento a freddo di Fabio. Ma adesso rivediamo la ripartenza di Kevin Kalia, che va dal Caimano, da questi al mago Abracalaia, sempre lui in conduzione, sempre con la solita eleganza, torna sempre da Kevin. Ho paura di Antimo, quando mi pressa passo subito la palla perché un contrasto mi potrebbe far male. Attenzione Fabio che va da Frey, che decide di mandarsi la palla in porta da solo. Avevo chiuso bene qui il passaggio per Kevin, cosa ne pensi? C'eri quasi, non so se volessi far gol e hai sbagliato porta o hai provato a anticipare il passaggio ed è entrata dentro, ma va bene lo stesso. Vabbè, adesso riparte subito sempre Abracalaia con la solida conduzione, il controllo con la sola, l'eleganza, il cucchiaio, il pallonetto sublime, poi qui e qua la rotella, fa la trottola. Sì, la rotella, l'esultanza che avevo fatto a Bordighera la riporto perché mi è piaciuta tanto, anche se faccio fatica a girare, peso 90 kg, sono alto 2 metri, però va benissimo lo stesso. L'arciera Beyblade è un attimo, ma adesso vediamo sempre Francesco che va da Antimo, che cerca la porta e con la punta sinistra arriva il gol, il secondo personale. E qua mi passo in mezzo alle gambe, ragazzi, davvero faticoso, finché non ci va in porta non capisci che è così difficile. Attenzione Kalaia che va dal Caimano, che tira, la palla rimane lì. Attenzione Fabio, la porta è sguarnita, può ripartire il numero 11 che viene fermato dal Caimano. E mai succede. Attenzione Kevin che va ancora dentro, e qui sbaglia il passaggio, capisce tutto Antimo, che prova a ripartire, fa fuori anche Kalaia che si mette a terra, inizia a roteggiare, poi col piede sinistro. Ho provato a comprendere, cioè col piede sinistro, e poi Francesco è ancora Kalaia, incredibile. Attenzione, la palla è ancora viva con Antimo che punta tutti i valti, lo palo, la palla rimane lì e poi la gioca dietro sempre Fre, cosa fai ora? Non lo so. Quasi ce l'avamo. Di la verità Antimo, che hai messo una calamita dentro la palla, cioè ti torna ovunque sbatti, ti ritorna a te. Vero. Ma no! Il Caimano è andato a pescare Kevin Kalia e sigla la rete del 3-2. Visto il precedente gol, chiederei ad Antimo come si marca uno come Kevin Kalia. Difficile, ma adesso seguiamo Antimo che prova le finte di corpo, fa fuori, secco il Caimano e poi va al destro e trova un altro gol. Secondo gol in mezzo alle gambe, devo mettermi una rete di quelle che vendono online per non prendere tunnel, ragazzi. E guarda, io lo dico, qui ne ho fatti tre. Sì. Sì, sicuramente questo è un gol un po' fortunoso, diciamo che sta andando un po' tutto bene, un attimo comunque apprezzabile lo sforzo, buona tripletta, bravo. Tra l'altro c'è da dirlo, Fabio non si è proprio visto, non so Fabio cosa stia facendo in campo in questo momento, abbastanza trasparente. Fantasmino Casper, prende ora la palla, sfida il Caimano, poi controlla con la sola, va da Antimo che vede la porta, poi gioca la palla dentro per Francesco che col tacco, e poi Kalaia, cosa ha parato qui, mago? È stato lento il tiro di Francesco, hai messo una palla in mezzo da Dio, infatti si vede il tiro. Attenzione, no, palo clamoroso, è andato vicinissimo al poker qui. E di nuovo Antimo si sta fermando, il giocatore migliore di questa partita, quasi sono io che faccio il pirla e no, esulto. Qui l'esultanza è incredibile. Certo, hai ragione. Adesso prova a partire, prova subito. Andare su, la metti in mezzo. E Kevin non ci è arrivato per un di pelo. Di quanto è uscito questo pallone. Comunque, volevo chiedere, Fabio, come ci si sente ad essere il secondo giocatore più forte della famiglia di Mauro? Sì, secondo me il canale può cambiare nome, può diventare Antimo di Mauro e va lui a giocare al Bazzi. Ci sta. Cosa ne pensi di questa cosa? È una cosa davvero che non avevo tenuto in considerazione, ma sarà soltanto perché non hai tempo di giocare, che c'è Fabio che non hai tempo di dimostrare il tuo gioco, le tue qualità. La palla lì e trova finalmente il gol Fabio, che è stato il fantasmino Casper fino a questo momento, ha trovato un gol fortunato, ma qui a Bracaraia poteva fare qualcosina in più. Sì, ha preso un gol sbagliato, non ho chiuso bene lo specchio della porta e niente, stavo dicendo prima che Antimo e Fabio è fortunato perché non giochi e quindi non hai la possibilità di dimostrare le tue qualità. Comunque ripartiamo, ecco, provo a entrare in mezzo, passare cosa la palla ha fatto su, qui? E qui incazzato. Scarta anche i cammelli nel deserto, Abracalaia che poi fischia. Fischietto, pam pam, nuova esultanza, perché ogni tanto mi piace far l'arbitro, vorrei correggere gli arbitri in partita, non ho la possibilità, lo faccio qua, faccio l'arbitro, giocatore, portiere, tutto insieme. Ci sta. Adesso vediamo ancora Francesco in conduzione che fa partire il destro, buca la rete. Qua per un attimo mi sono dimenticato che si usa le mani per parare, ho provato a parare di piede pensando di essere un giocatore di movimento. Incredibile, adesso vediamo la reazione del Caimano che cerca di sfidarmi in uno contro uno, poi va da Kevin, da questi a Kalaia, qui col tacco va dal Caimano che torna dentro da Nicolas Kalaia. Qua bellissima azione di squadra, siamo stati bravi tutti, ecco l'esultanza di CR7, ma c'è sempre Antimo che non si fa smarcare, infatti la squadra di Kalaia arriva in porta passando la palla e non puntando gli avversari. Sì, Antimo qua ha cercato di marcare Kalaia soltanto con lo sguardo, non so, forse di spostarlo, una sorta di telecinesi, non c'è riuscito, bravo. E adesso qui hai preso la palla fuori dai pali, c'è da dire. Adesso vediamo Francesco che va da Antimo, da questi a Fabio,
uno sguardo davanti a sé, cerca il mancino e trafigge Nicola Scalaia, che diceva: ehi, faccio il portiere, cioè, ma cosa volete da me? Cosa devo fare? Dico, cioè, mi metto lì, mi tira una sbordata più che spaccarmi il naso, già storto è. Non vorrei peggiorare la situazione, preferisco tenerlo così com'è. Ma non ho nulla da dire, tiro molto potente da parte di Fabio. Qua Nick forse è voluto usare le mani. Spalla la croce rossa, ma attenzione, Kevin va dentro e Calaia col tacco trova la tripletta, un gol incredibile a ristabilire le gerarchie. Bella palla, sono andato sul secondo palo come ogni volta, provo a chiudere per appunto chiudere l'azione e fare gol. Fine primo tempo, bellissima partita e avanti il team di Kevin Calaia, però comunque se le sono date di santa ragione le due squadre, da una parte e dall'altra. Bello spettacolo, cosa ne pensa invece Fabio? Io non ho capito come ho iniziato a far parte di questa telecronaca, comunque va bene. Bella partita, ma comunque stiamo nel frattempo facendo le considerazioni anche nell'altra telecamera, quindi direi di andare all'altra telecamera. E allora andiamo all'altra telecamera, ragazzi! Eccoci qua, appena finito il primo tempo, è stata una partita tosta, 7-6 per loro, per la squadra di Calaia. E niente, una partita complicata, sicuramente non siamo al top, però diciamo che ci siamo, non siamo andati male, dobbiamo continuare su questo ritmo, magari stare più attenti su certe situazioni, no? Cosa dici, Anti? Sì, sicuramente dobbiamo stare più attenti, la cosa più difficoltosa che abbiamo è sempre quando viene giù il portiere, che poi dopo non riusciamo mai a accorciare su quello che diventa l'ultimo ed è la difficoltà principale. Voi come l'avete vista invece? È una partita tosta, devo dire che comunque quando il portiere esce si mette in difficoltà, perché ci troviamo 3 contro 3 e non sai mai quando il portiere nostro in porta come uscire, perché ce ne siamo 3 contro 2, quindi è difficile, non sai mai con chi su chi andare. Ogni volta si trova Nick in porta contro il portiere. Eccomi, io credo che la partita sia giocata da ambo i lati in maniera non eccellente, ma quasi. Siamo lì che ce la stiamo tirando, una partita combattuta, sia dal primo minuto, i ragazzi stanno spingendo. Io credo di non essere, cioè, di essere una schiappa in porta, provo a metterci quel che riesco, provo a parare, ma di certo una pallonata in bocca non la voglio. Infatti non capisco chi gioca in porta a calcio 5, è proprio matto. Steve Cacavale è uno di quelli. Continuiamo e vediamo come andrà il secondo tempo. Aggiungo che giocare con Kevin per la prima volta penso che si sta adeguando benissimo con i nostri movimenti. Sì, sono d'accordo, perché mi sto trovando davvero bene con i miei compagni, stiamo muovendo secondo me bene la palla. Sì, possiamo fare ancora qualcosa in più, però abbiamo iniziato adesso a giocare, sono i primi 10 minuti che giochiamo insieme, secondo me bene, cioè la partita è equilibrata, però io mi sto trovando davvero bene. Sì, è vero, con il portiere potremmo fare qualcosa in più, ma allo stesso tempo non potremmo muoverci così bene se avessimo un portiere in porta, quindi io mi sento va bene così. Karius alla finale contro il Real Madrid, però va benissimo. Vorresti sentirti Karius anche nella vita privata in questo momento, sì, penso. Dico la verità. Ciao Diletta, ciao amore, ci vediamo dopo. Andiamo dentro quindi con il secondo tempo per vedere come continuerà questa partita e se cambierà l'esito e vincitore. Ragazzi, ho deciso in questo secondo tempo di diventare il vostro Osimhen, nonostante tutte le critiche, tutte le accuse. Voglio che voi sappiate che è merito mio se ora siete in Champions League, state per vincerla. Eccoci dunque all'inizio di questo secondo tempo di questa bellissima 3v3. Il primo tempo si è concluso con voi in vantaggio. Intanto vediamo indicazioni da parte di Fabio a Francesco, che non ci sta, non vuole lo svantaggio, vuole ribaltare quella che è la gerarchia di questo primo tempo. Intanto vediamo anche Nick dalla parte opposta, che sta facendo una sorta di fusione. No, sto facendo la ballerina, sto un po' facendo come si fa, cioè, sto dimostrando come si fanno i passi di danza. Infatti qua sto dicendo: fai la piruetta quando arrivi lì in fondo, appena stoppi ed entri dentro fai un salto in alto e provo a fare gol di testa. Questa era la mia indicazione. Ah, ho capito. Invece tu, Fabio, cosa stavi dicendo? Non ho detto niente, adesso sto guardando Osimhen che si è messo la maschera. E adesso sì, perché c'è stata la trasformazione. Antimo Di Mauro diventa Victor Osimhen. È tutto pronto con Antimo che parte ora e va a giocare questo pallone all'indietro per Francesco, da questi a Fabio. Ancora Antimo, uno sguardo davanti a sé, pensa alla conclusione, poi va a pescare a destra il fratello Fabio, che punta in uno contro uno il caimano. Poi va da Francesco, da questi Antimo al destro, che parata di Nick, e poi Francesco sulla respinta col mancino, col piede debole, più che debole direi. Come hai fatto? Il piede debole non c'è in questo giocatore incredibile, coordinazione fantastica, sembrava un pinguino, ma riesce a trovare un gol molto importante. Ma intanto vediamo dalla parte opposta Kevin contro Francesco. Francesco para una volta, poi cerca una soluzione Kevin, che va col mancino, palo gol, e arriva anche il gol di Kevin Calaia. E adesso vediamo qui la coreografia un po' da rivedere. Un po' da rivedere, sì, siamo, non so Ayman se abbia fatto qualche corso di attori o di recitazione, forse. Ma va benissimo anche così. Adesso vediamo la reazione di Francesco, che va da Antimo, le finte, poi la fa passare una seconda volta col tunnel su Caimano. Attenzione a Fabio, tutto solo, mette a sedere Calaia e arriva il gol di Fabio Di Mauro. Ti sei divertito qui a umiliare Abra Calaia?
mi sono divertito, forse te la potevo passare, però vabbè, è andata bene, dai. Intanto io mostro il potere della mascherina di Osimhen. E io mi sento invece, non so, lì a terra, sono andato a terra, quando dico rimani in piedi, noto che è difficile, quando giochi in porta riesci a capire davvero, provando un qualcosa, la difficoltà che sta in essa. E sul pallone arriva Kevin Kalia, che va a pescare il Caimano, cerca una soluzione dentro, la trova in Calaia e arriva il gol ancora una volta di Abra Calaia, che ne fa 4. Ottimo appoggio di Maizi, che gliela stavo chiamando, e qua il trenino ciu ciu, bam 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 bam. Ben ben, Balotelli. Ho visto Fabio chiedere scusa e fa bene a farlo, non ha marcato nessuno in questo caso, ho guardato anche in questo caso sia Calaia che Maizi, non ha fatto niente. Ed è un gol comunque importante per la squadra di Abra Calaia e Kevin. E adesso Francesco con un destro a incrociare, bellissimo, indica la telecamera e dice: questo te lo dedico. A chi lo dedicavi? Ma l'ho dedicato a Cristian, che è sempre dietro la telecamera. Anche in questo caso ha ripreso bene il mio gol, ma c'è da dirlo, gol di grande qualità in questo caso. E adesso vediamo la ripartenza con Calaia. E qui lo fermo col tacco sinistro. Abra Calaia, vado al destro, il Caimano para. Antimo infermabile, insuperabile. Una cosa straordinaria questa partita, sì, ragazzi. Sembravo Paolo Maldini. Sì. Qui cercano il dialogo sempre i due fratelli, che cercano di andare dal terzo. E stop e qui, di testa, anche qui. Qua orientato male. Sì, sì, qui non volevo neanche poi optare per una soluzione elaboriosa, visto la mia spalla in condizioni precarie. Ma adesso vediamo la ripartenza. Francesco, Fabio, Antimo! Bacia il palo e trova il gol. Victor Osimhen è qui e ne fa qua. Esulta con la sua mascherina. Ogni tiro angolato, ragazzi, cioè la stanchezza si fa sentire. Difensivamente stiamo mollando, ma siamo sempre lì sul pezzo. E qua però la bravura di Antimo viene fuori con un tiro angolato e piazzato bene. Non sarei mai riuscito a pararlo, ragazzi. Hai visto Fabio come si tira davanti alla porta? Sì, prenderò esempio. Adesso ancora Fabio, le finte di corpo del numero 11 che va da Francesco. Bellissimo. Da questi, Antimo, la palla è defilata, traversa col mancino. Bellissima azione, ragazzi, palla da Fabio da ultimo che la gioca fra in mezzo di prima, palla alta. Che se, dico la verità, se avessi anticipato magari il tiro, Antimo avessi tirato il volo, avresti fatto gol perché ero defilato, non ero ancora in mezzo alla porta. Adesso attenzione, il Caimano strozza la palla, ma fa un gran gol. Anche lui come la capisce, ma come abbiamo visto anche in partita il sabato, c'ha questa, ecco, mi spezza la freccia, Dio santo. Vabbè. Adesso attenzione Fabio, che ha spazio davanti a sé, cerca di caricare il sinistro, poi ci ripensa, va sul destro, deve ritornare, lo fa con pazienza con la collaborazione di Francesco, che pensa al tiro, lo prova, lo trova e trova anche il gol. Sempre tu Francesco. Sì, questo è un bel gol, c'è da dirlo, guardate poi l'esultanza, che qualità anche nella scelta delle esultanze, c'è da dirlo. Adesso attenzione Kevin, tutto solo, Francesco, bellissimo, spaccata. Bellissimo, palla in mezzo alle linee. Comunque ragazzi, vi volevo dire che mi avete davvero, dopo sta partita, mi avete talmente affranto che in porta non so se non ci giocherò mai più, anzi. Niente, gioco la palla Diamond che però va punta, gioca la palla in mezzo alle linee, Kevin Calia, è lì che punta, la gioca di nuovo indietro, io ci sono, la rigioca Calia di nuovo e via, fuori. Fuori, illusione, esterno della rete. Illusione del gol. Sì, c'è da dire, molto bravo Antimo prima nella giocata precedente sulla fascia sinistra. Bella anche la qualità col mancino, stato un po' meno con il destro. Adesso si va a riprendere il pallone, sempre Antimo scatenato. E poi va al destro e qui, ancora una volta, para chi se non lui, Abra Calaia. E adesso Kevin può ripartire ora il suo team e cerca di farlo con la classica collaborazione, quella del mago del palazzetto dello sport di Baricella. Questo è Kevin, il Caimano, uno sguardo al centro, va da Calaia, Fabio provvidenziale con la punta del piede sinistro esorcizza il pericolo. Che intervento hai fatto? Sì, cioè in realtà non l'ho seguito benissimo, però vabbè, sono stato bravo poi ad intercettare la palla. Adesso attenzione, palo a due passi, Nick eri a un passo dal pareggio perché siamo andati avanti noi, ma non so se è riuscito a fare un gol facilissimo qui. Purtroppo la fatica muscolare, un po' mentale, dovuta ai giorni precedenti appunto, e il fatto che mi sono stoppato col balsa, non ho più l'allenamento continuo, devo dire la verità, sentivo di quella partita, ma sbagliare un gol così non è da me, lo posso dire perché non mi capita spesso, ma in ogni caso ho preso palo e niente, inaccettabile questo errore. Sì, tra l'altro stesso palo colpito da Antimo nel primo tempo, quel palo evidentemente alla calamita con il pallone. Sì, chiaramente questa era una buona occasione. Adesso vediamo ancora Antimo che ha energie, prova il mancino deviato, sporcato da Kevin, che propizia la ripartenza di Calaia, che va a pescare sempre Kevin Calia. Da questi al mago, che cerca di inventare, poi Antimo devia, e poi Francesco ci mette una pezza, la palla è buona, Antimo tira, no, incredibile, vicinissimo al poker. Ma cosa dici, mamma mia, che è stato il migliore del campo, ragazzi? C'è anche il coraggio di parlare questo Casperino. Ma adesso attenzione a Kevin, tutto solo, Kevin ha spazio, poi si va a impelagare un po' in mezzo al traffico, cerca la punta del piede destro, deviata da Antimo, calcio d'angolo. Anche i migliori sbagliano, infatti possiamo vedere Antimo come è entrato in campo eccellentemente, ma in questa situazione era stanco, si vede che si appoggia al palo proprio per prendere un po' di conforto, un po' di qualcosa, non lo so neanche io cosa stavi cercando di prendere, Antimo. Stavo cercando di prendere forze perché la trasformazione in Victor Osimhen
occupa anche energie mentali importanti, oltre che fisiche. Innanzitutto quindi... palla alta, di nuovo palla Chiarino. Alta, si gioca a palla alta, ragazzi, sembra un calcio tennis. Giria la palla magnificamente, palla in mezzo. Di prima mano, tutto solo, guarda Kevin Francesco, che parata hai fatto qui, come hai fatto? Non lo so, l'ho presa con la mano sinistra. E finisce qui, vince il team di Mauro di 1. E adesso l'esultanza di tutto il team di Mauro. E Antimo dice, io sono qui a far parte di Mauro. È finita la partita, ragazzi, possiamo vedere che purtroppo i ragazzi, il team di Mauro nettamente per la seconda volta ci ha dimostrato le proprie qualità. Sarà il mio team, la mia bestia nera, non so se riuscirò mai a batterli, ma questo sarà il mio obiettivo e l'obiettivo che mi porrò nella mia vita. E adesso possiamo andare a sentire il post partita, Fre. Andiamo a sentire il post partita, vediamo intanto i volti affranti, anche il mio. Eravamo abbastanza cotti, c'è da dirlo. Allora ragazzi, partita finita, abbiamo vinto di un gol, quindi proprio sudatissima. Voi cosa ne pensate, com'è stata? Ma credo che è stata bella, cioè bella combattuta, potevamo fare tutti di più, sia noi che voi. Però no, mi sono divertito, siamo trovati bene, è stato divertente. E poi il risultato, cioè... importante che siano divertiti. Credo che la squadra di Mauro sia la mia bestia nera, cioè come per ogni squadra. Non so se riuscirò mai a vincere contro di voi. Se dovessi mai andare a giocare in porta, preferirei andare a fare il portinaro. È stato divertente. Nick non sapeva neanche che avevamo perso, quindi fino adesso ho scoperto adesso. Sì, però dai, ci siamo divertiti. Di io Mauro credo nel divertimento. E io ripeto, il più forte è Antimo, anche con l'infortunio. C'è stato un frangente, soprattutto a seguito del vostro primo gol, che ho sentito proprio la spalla che è uscita e rientrata. Proprio fantastico, però non mi è uscita definitivamente, quindi nota positiva. E l'abbiamo portata a casa, detto questo. Se no, te la opero io, Antimo. Vai. Se hai bisogno, il mago, io voglio la magia dal mago. Ci penso io. Abracadabra. No, ma ti do due pacche sopra che secondo me risolviamo il problema. Parere tuo invece, Fabio, della partita? Sì, sono d'accordo con quello che stavo già detto. Partita tosta, equilibrata, niente da aggiungere. Detto questo, voglio sentire anche il parere di Fre, che oggi ha tirato delle savelle divine da casa sua praticamente. Beh, devo dire che ho iniziato male la partita, subito con quell'errore, poi piano piano sono andato increscendo, rimediato, poi al secondo tempo sono venuti fuori anche i nostri Osimhen, quindi è stato tutto più facile. Poi per il resto è stata comunque una bella partita, molto equilibrata, ci siamo divertiti come sempre, come tutti, 3-3. Io aspetto la convocazione per la Roma YouTuber League per sfidare Kevin. Ho fatto vedere le mie armi vincenti, forza Roma, dagli Roma. Chi è stato il migliore in campo per voi da... nelle file ospiti? Direi Kevin, dai. Sai che anch'io direi Kevin, mi è piaciuto molto anche il Caimano come si è mosso oggi. Abracalaia, ha peccato. Era la mia giornata. Esatto, ha perso perché ha fatto il portiere. Se fosse stato fuori, perché poi quando veniva fuori si vedeva la qualità, quindi avrebbe preso. Quindi anche secondo me Kevin e il Caimano se la gioca lì. Ma anch'io direi Kevin, perché mi è piaciuto molto il dinamismo che ha avuto durante la partita. Poi comunque anche Nick chiaramente è stato un po' penalizzato dal ruolo. Però no, devo dire, hanno giocato tutti, esatto, più o meno sullo stesso livello. Non c'è stato un netto migliore in campo, così come c'è stato anche nella nostra squadra, secondo me. Per me, non me ne vogliate, ma per me Antimo ha fatto un po' meglio rispetto a voi, anche con l'infortunio. Quindi devo dire che la maschera è servita. Guarda tutte le condizioni, il Caimano guarda tutte le condizioni, gli aspetti di un altro, è un osservatore. Per me devo dire anch'io Antimo, perché mi piace analizzare, guardare, studiare e nelle condizioni in cui era, per l'età che ha, perché ragazzi c'ha 10 anni in più di tutti. Ma anche io penso che insomma tutti e tre avete giocato benissimo, però Antimo, cioè il fattore spalla sicuramente inciso, e quindi certo. Lo premio. Però voglio premiare anche la parata, sì, l'ultimo, perché per pena questa esatto. No, sì, è sì. Che già hai fatto bene, figuriamoci senza premiare la spalla. Grazie a tutti ragazzi per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Passate anche su tutti gli altri canali social di Kevin, vi lasciamo tutti i link come sempre in descrizione, anche sull'Instagram di Nick e di Maizi. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Bye. Ciao ragazzi.